sono qui. Dove sei? Salve. Che cosa si sente di poter dire ai tifosi del Napoli che in questo momento sono ancora un po' delusi per il finale di campionato finito? Cosa si può fare per far ritornare un po' di passione ai tifosi? Abbiamo solo una strada, abbiamo solo una risposta, solo una possibilità, perché poi il calcio giocato lo dobbiamo per forza accostare, o per essere credibile va accostato ai risultati, perché non c'è altra strada. I tifosi del Napoli, ai tifosi del Napoli quello che gli dai te lo rendono con gli interessi, e è un progetto importante quello di allenare il Napoli. Mi piace lo slogan "sarò con te", che poi è stato un po' la canzone di battaglia per tante partite. Mi piace particolarmente perché quella è praticamente un segnale, un grido di appartenenza che non dovrebbe mai mancare nelle squadre con i calciatori e dentro questi ambienti di sport. Ma questa è una mano che ti tende la città, è una mano importante, una mano forte che noi dovremo stringere forte per provare ad arrivare lontano, ma per dimostrare di meritare di saper vestire questa maglia qui. Questa è una squadra della città, è una, perché in questa città sono quasi tutti tifosi del Napoli, e quindi noi dobbiamo restituire questo amore, questo affetto con il comportamento e la disponibilità in campo. Eccomi, sono Fabrizio Cappella, buongiorno, benvenuto. Buongiorno mister. A lei. Io le volevo chiedere Fabrizio Cappella. Le volevo chiedere di Insigne, senza naturalmente affrontare la questione contratto, che in questo momento non ci interessa, o meglio, interessa ma non in questo momento, e le chiedo quanto è centrale Insigne nel suo progetto tattico, nella sua idea di Napoli che verrà, e che giudizio dà, immagino positivo, dell'europeo che ha fatto fino a questo momento. Allora, secondo me sarebbe meglio parlare prima con lui che con voi del nostro capitano, però siccome ha sgrossato la domanda e io di Insigne ne parlo bene, si può fare, penso di non turbarlo. Io con Insigne